Salute a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube MCC137. Oggi voglio portare alla vostra attenzione un ulteriore video sull'autosufficienza alimentare. In questo video correva il tempo maggio 2022 ed era il mio primo trapianto di piantine nell'orto naturale con solo fieno. Allora andiamo ad aprire un nido all'interno del fieno, con l'aiuto di una paletta. Alziamo un pochino la terra facendo un po' di spazio per la piantina che dobbiamo inserire. Il terriccio andrà sbriciolato, questo era il primo anno quindi il terreno era ancora molto duro, e mentre già adesso è qualcosa di meraviglioso. Si ha sempre il terreno pronto per trapiantare. Questa tecnica con il fieno è qualcosa di meraviglioso. Le piantine che andremo ad inserire devono essere bagnate. Qui avevo fatto un errore, non le avevo bagnate, invece devono essere ben inzuppate. Poi le andiamo a sistemare all'interno dello spazio che abbiamo fatto nella terra. Andiamo a stringere bene e bagnandole diamo modo alle radici di avere la possibilità di radicarsi bene nel terreno che lo accoglie. Come ho detto nello scorso video, sempre riguardante l'orto, porto su questo canale principale questi brevi video per poi creare un ponte sul nuovo canale che ho creato, che si chiama Maria Cristina Vita, dove riporterò parte integrante dei lavori che farò nell'orto e altri interessi che fanno parte della mia vita. Quindi vi invito ad iscrivervi al nuovo canale e invito tutti a provare a coltivare qualcosa, anche se avete un balcone solamente con un po' di sole, prendete dei bei vasi e potete anche voi coltivarvi qualche piantina di pomodoro, basilico, prezzemolo, qualche piantina di peperone, melanzane. Oddio, le zucchine vengono molto grandi, quindi non so in balcone. Però le altre piante, per dare l'input, per dare un intento, si possono coltivare anche in balcone. Poi per chi invece ha la passione dell'agricoltura, dei lavori in campagna eccetera, ci sono tantissimi circuiti dove potete trovare in tutta Italia ma anche in tutto il mondo realtà che vi ospitano in cambio di alcune ore di lavoro, vi danno vitto e alloggio, e in alcuni casi quando c'è bisogno anche di tanta manodopera c'è anche uno scambio monetario. Quindi ci sono tante possibilità, l'importante è informarsi su quelle che sono le nostre passioni e tutti noi possiamo trovare la strada giusta per trascorrere serenamente le nostre giornate in questo folle mondo. Grazie a tutti per la visione, vi ricordo il video integrale sull'altro canale che troverete il link in descrizione o nei commenti. Grazie a tutti e alla prossima! Ma che belle zucchine nel mio orto elementare! Mai avute di così belle, eh?